è uscita fuori una bella pagliuzza dai sedimenti recenti, mentre assolutamente il campionamento di prima che ho eseguito in sedimenti antichi mi ha dato un risultato meno soddisfacente. Sembrerebbe che nel sedimento recente vi possa essere una quantità di oro interessante. Bene, ora sono andato avanti un po' con i lavori, vi volevo aggiornare. C'è oro? Che dimensione ha quest'oro? Quanto c'è oro? E dove vi è la maggior concentrazione di oro? Siamo al fondo del Rio Berto, presso la confluenza, come prima vi ho fatto vedere. È molto interessante perché a quanto pare al fondo del Rio Berto vi è dell'oro proprio al centro dell'alveo, soprattutto dove vi è la presenza di sassi di maggior dimensioni, i quali svolgono un ruolo di freno. Trovo, dal punto di vista geologico, molto peculiare che proprio accanto dove stiamo trovando l'oro vi sia un deposito che adesso vedete appunto nello sfondo, alluvionale, rossiccio e molto antico. La mia ipotesi è quella che semplicemente l'oro che troviamo qua di fianco all'interno del fiume, l'oro viaggia pochissimo, essendo un minerale molto pesante, derivi proprio dall'erosione durante le piene di questo costone. Inoltre, i sassi di maggiori dimensioni che derivano dal medesimo costone, i quali si vedono affiorare qua e là, sono quelli che ritroviamo subito al piede della scarpata ed sono quelli che troviamo anche all'interno della confluenza, come prima vi ho fatto vedere. Una cosa che è molto peculiare, oltre al fatto di trovare l'oro presente nell'alveo, che è una delle prime volte in cui troviamo dell'oro una percentuale interessante all'interno dell'alveo, sono anche tutti i minerali e diciamo i rifiuti antropici che si trovano in contemporanea, a indicare che tra i freni, quali queste rocce di grandi dimensioni, vi possa essere anche dell'oro, ma non solo, vi sono anche dei ferri. Ecco, questo non so bene che cosa possa essere, probabilmente un utensile, non so se poteva essere una volta un piccolo falcetto piuttosto che una paletta, ma dove ho trovato questo all'interno del sedimento, che potete vedere, vi erano anche dei piombini, anche dei rifiuti composti da piombo probabilmente, e inoltre anche delle rocce che io chiamo volgarmente hot rocks. In questo caso probabilmente è un gabbro. Sono rocce pesanti, tendenzialmente si trovano sempre in località dove vi sono concentrazioni minerali pesanti. Questo è indicare che questi sedimenti all'interno ancora del Rio Berto, prima della confluenza, presentano delle tracce d'oro. È interessante. Oltretutto i campionamenti precedenti mi hanno anche delineato una situazione molto interessante, che l'oro è presente anche nell'altro rio in cui semplicemente il Rio Berto va a confluire. Quello campionamento che ho fatto precedentemente l'ho fatto a monte di questa confluenza, quindi sia il rio secondario sia il Rio Berto sono entrambi auriferi. Il Rio Berto sembrerebbe essere maggiormente aurifero rispetto al rio secondario. Andremo a vedere successivamente più nel dettaglio tutti questi vari campionamenti, ma adesso voglio fermarmi soprattutto sul campionare una fessura e sul campionare il fake bedrock, la superficie superficiale di questo. Purtroppo la lavorazione di questo fake bedrock non ha dato i risultati sperati, perlomeno il primo campionamento. Non bisogna comunque mai demordere. La mia ipotesi è quella che questa confluenza abbia agito con una sorta di freno naturale durante le piene e anche la presenza di questi massi conferma la mia ipotesi. Quindi il posto in cui io andrei a vedere più nel dettaglio se vi fosse l'oro o meno sono proprio le fessure leggermente a valle della confluenza. Mi trovo leggermente a valle della confluenza. Ho trovato un'ottima fessura che voglio andare a esplorare velocemente per vedere se vi fosse dell'oro all'interno. Ve la faccio vedere in dettaglio. Benissimo, allora conclusione della giornata. La fessura che ho appena lavorato, devo dire la verità che mi ha molto soddisfatto. Ho trovato una piccola pepitina che adesso vi faccio vedere in foto.
e a occhio sarà 1,5 mm di diametro. Si vede anche addirittura direttamente nel piatto. Abbiamo appurato che in questa località oro ve ne può essere. Non sappiamo ancora se ci sono delle quantità comunque eccezionali, ma di oro ce n'è un po' ovunque. C'è sia nell'alveo del Rio Berto, sia nell'alveo del Rio Fluente e soprattutto ce n'è poco più a valle dove ho trovato questa bella pepitina. Nelle prossime puntate quindi andremo ad appurare qual è la concentrazione appunto che si trova e soprattutto quali di questi diversi ambienti di lavorazione che ho fatto vedere oggi. Quindi ricapitolando, i sedimenti recenti del Rio Fluente, i sedimenti recenti del Rio Berto, i sedimenti antichi rossicci, oppure i sedimenti incastrati nel fake bedrock, e per ultimo i sedimenti incastrati nelle fessure, sarà la località migliore da andare a eseguire la nostra coltivazione in futuro. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei ultimi video, per vedere soprattutto le prossime puntate dove andremo a parare con questa ricerca al famigerato Rio Berto. Io sono Matteo Berto e ci vediamo nei prossimi episodi.